Ciao a tutti, sono Piera e benvenuti o bentornati nel mio canale. Oggi vorrei fare un video nuovo, una nuova tipologia, tra virgolette, che si chiamerà Consigli del tubo. Sono molto simpatica, vero? Comunque, in questa rubrica, in questo primo episodio in particolare, ci tengo a consigliarvi un po' di titoli, editi da Adelphi Editore. Perché appunto c'è intanto una promozione Adelphi attiva del 25% su tutto il loro catalogo. E in più per consigliarvi dei titoli editi appunto da Adelphi che però non spesso sono presi, diciamo che quasi mai vengono presi in considerazione dalla maggior parte dei lettori, tranne vabbè alcune eccezioni, però di tanti di questi titoli che vi propongo non ne ho mai sentito tanto tanto parlare. Sono un po' tra virgolette sconosciuti. Perciò ci tengo a darvi un'opinione un po' diversa dal solito. I primi due titoli che vi consiglio sono dello stesso autore, cioè Christopher Isherwood. Se non lo conoscete, beh, dovreste. A parte gli scherzi, i due libri che ho letto suoi sono Un uomo solo e Addio a Berlino, e sono anche due titoli che ci tengo moltissimo a consigliarvi perché sono due titoli che ho amato alla follia. Il primo libro suo di cui vi parlo è Un uomo solo. La storia narrata in questo libro è quella di un professore universitario inglese, omosessuale, che si è trasferito in California in giovane età per fare appunto il professore universitario. Qui conosce il suo futuro compagno, quello che lo accompagna per diversi anni nella sua vita, ma che poi lo perde in un tragico incidente stradale. Noi queste cose le veniamo a sapere perché lui ce le racconta, non perché avvengono durante il periodo in cui è ambientato questo libro. Il libro è ambientato negli anni 60, in un periodo non facile per le persone omosessuali, dove appunto la società e anche le istituzioni condannavano questa cosa, la consideravano come una malattia da curare. Quindi questo professore universitario, ormai avanzato d'età, insomma, ha sulla cinquantina d'anni, sessantina d'anni, piange ancora adesso la perdita di questo suo compagno che è morto in questo tragico incidente stradale e lui ha questo tarlo sempre in mente della morte, del farla finita con la sua vita, del non riesco ad andare avanti, vado avanti solo per routine. Infatti il libro si apre con una scena piuttosto particolare che però non vi svelo perché diciamo che fa parte proprio della trama principale del libro, che non ho intenzione di dirvi come finisce. Altri protagonisti del libro sono una sua amica di vecchia data, che lo aiuta a tirare avanti, è una persona molto molto eccentrica e molto invadente, che lui spesso non vuole sentire né vedere perché appunto è una persona che gli occupa troppo tempo nella sua vita e lui non ne è molto felice spesso. E poi un altro protagonista del libro, un protagonista secondario, diciamo, non propriamente un protagonista, un personaggio secondario del libro è uno studente di questo professore. Gli fa riassaporare che cos'è sentirsi attratti da una persona, ma il tutto dura talmente poco che lui non riesce nemmeno a rendersi conto. Il finale è struggente, io ho pianto e quel libro mi ha segnata tantissimo. Ne hanno fatto anche un bellissimo film con Colin Firth che vi consiglio. Certo, il libro tratta i temi in maniera molto più approfondita, tante, tante scene, tanti dialoghi poi nel film non vengono riproposti, però anche il film è un bel film da vedere. Se avete voglia di leggere qualcosa di diverso, qualcosa di struggente, perché questo libro secondo me è struggente, si sente proprio il dolore che questo professore universitario prova giorno per giorno andando avanti con la propria vita. Isherwood ha scritto secondo me veramente un capolavoro e perciò questo libro ve lo consiglio per i motivi prima detti. Il prossimo libro invece di cui vi parlo è Addio Berlino, sempre di Isherwood. Questo è stato scritto molti anni prima, più o meno una trentina d'anni prima, quando Isherwood è un romanzo biografico, innanzitutto è diviso in sei parti che vanno tra l'anno 1930 e l'anno 1932, periodo nel quale Isherwood ha vissuto nella Berlino pre-nazista e alle porte della Berlino pre-nazista. Insomma, è un suo racconto di viaggio e di esperienze personali in Berlino, prima e durante l'ascesa del nazismo. La cosa che si nota di più in questo romanzo è appunto la Berlino di quell'epoca, una Berlino che
Ad ora noi non possiamo più vedere, perché appunto Isherwood descrive i luoghi di una Berlino che ora è stata distrutta dalla guerra, quindi ora Berlino è stata completamente ricostruita, è una delle mie città preferite in assoluto, infatti ci torno ogni 2 anni, ad ora ci sono stata 3 volte nell'arco di ogni 2 anni. È una città che io amo alla follia e vederla descritta prima della guerra, quindi con tutti i palazzi, con tutti i monumenti, con tutte le piazze come erano prima della distruzione, fa un certo effetto ad una persona che l'ha visitata, ma fa un certo effetto anche ad una persona che non ha mai visto Berlino, perché racconta di questa città, intanto racconta appunto della povertà degli anni 30, perché se vi ricordate nel 29 c'è stata una grossa crisi economica. E la Germania ha subito veramente un grosso colpo in quel periodo, perciò appunto Isherwood mostra le persone di Berlino di quegli anni. Lui è a pensione in un appartamento di una vecchia signora che pur di avere un'entrata, quindi pur di avere qualche soldo che gli entra in casa per mangiare, per vivere, insomma, si mette in casa chiunque. Dalle prostitute agli attori a Isherwood stesso, che è in Germania per un viaggio e per vivere fa ripetizioni di inglese, dà lezioni di inglese a persone molto molto ricche. Infatti, un altro aspetto che vediamo, grazie alla pena di Isherwood, sono queste famiglie ebree molto molto ricche, benestanti, che pian piano cominciano ad avere problemi legati appunto all'ascesa del nazismo. Mostra una Berlino molto molto particolare e una delle cose che mi ha colpito di più è descritta a fine di questo libro, sono le persecuzioni naziste che squadroni di persone appunto che avevano aderito al partito nazista perpetravano nei confronti della gente normale per strada, cioè Isherwood è per strada assieme ad un suo conoscente. Davanti a lui c'è questa scena di questo gruppo di persone che attacca e comincia a picchiare un uomo senza nessun apparente motivo e a tutti gli altri passanti risulta normale. È una cosa che mi ha molto molto colpito, visto che comunque lui l'ha vissuta quella cosa, quindi è realmente successo, essendo un romanzo biografico poi. Mi ha colpito e mi ha lasciato veramente come basita da quanto l'essere umano possa essere malleabile e quanto l'essere umano si possa abituare a queste cose. E mi spaventa molto visto che ultimamente non è che le cose stiano andando molto diversamente. Questo libro perciò ve lo consiglio tantissimo, sia se siete amanti come me della città di Berlino e che volete vedere la città di Berlino prima della distruzione della guerra, perché vi giuro, Isherwood descrive molto molto bene i palazzi, descrive molto molto bene tutte le piazze, tutte le strade, le abitudini della popolazione, sia per farvi un'idea di che cos'era la Berlino degli anni 30, prima appunto durante l'ascesa del nazismo e come il nazismo sia entrato nella testa delle persone in modo normale, come se fosse il naturale scorrere degli eventi. Questa è stata una delle cose che mi ha colpito di più. Ora passiamo ad un altro titolo, cioè 7 brevi lezioni di fisica di Carlo Rovelli. Questo ce l'ho perché me l'ha regalato mio padre ancora 2 anni fa. Ho affrontato la lettura di questo libro solo a marzo, mi sembra, o maggio di quest'anno, dell'anno scorso, scusate, del 2017, però è stata una lettura molto molto interessante. Spiega in 7 piccole brevi lezioni, come vedete è un libro brevissimo, che cos'è la fisica moderna, che cos'è la fisica e dove sta andando la fisica in questo periodo. È molto interessante, comunque ne ho parlato più approfonditamente nel video che vi lascio linkato qui nelle schede delle letture brevi. È un libro interessante anche per chi non ha nessuna base scientifica, per esempio io e la fisica non siamo mai andati d'accordo, mai, 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 pur facendo una facoltà scientifica, io e la fisica non siamo mai andati d'accordo, però questo libro mi ha fatto capire tante cose riguardo alla fisica e soprattutto ad apprezzarla un pochino di più. Non ci sono formule, anzi, se ci sono, le affronta in maniera molto filosofica, perciò non dovete stare lì a guardare e cercare di capire, oh mio Dio, che cosa vorrà dire con questa formula. È molto interessante anche questo e ve lo consiglio. È edito sempre da Adelphi nella piccola biblioteca a 10 euro. È il numero 666. E parla di fisica, coincidenze?
basta, sono abbastanza ridicola già di mio. Il prossimo titolo di cui vi parlo invece è La sovrana lettrice di Alan Bennett. Ne ho parlato sempre un pochino più approfonditamente nel libro sulle letture brevi che è sempre linkato qui sopra. Ed è la storia che immagina Alan Bennett della sovrana d'Inghilterra che si appassiona alla lettura in tarda età. È molto molto bello, fa un sacco ridere e ve lo consiglio anche perché è un libro molto breve, si legge in qualche ora se avete un pomeriggio libero e volete rilassarvi, in qualche ora lo leggete. Anche questo mi dispiace, non ce l'ho perché l'ho letto prendendolo in biblioteca. Anche questo ve lo consiglio molto, è una buona lettura, semplice, veloce, simpatica, ma che fa veramente riflettere sul potere che ha la lettura e sul potere che ha la scrittura. Il prossimo libro invece è Picasso di Gertrude Stein. Ne ho parlato su Instagram un po' di tempo fa, vi lascio intanto la foto qui da qualche parte, probabilmente sopra la mia faccia, e il post linkato nella descrizione, così potete andare a vedere anche perché sono molto fiera di quella foto. Il libro affronta tutte le fasi della pittura di Picasso, quindi Gertrude Stein fa un'analisi di ogni fase che ha avuto Picasso nella sua produzione artistica. È un libro molto interessante, soprattutto perché non è un critico d'arte, perciò non vi verrà mostrato un quadro e vi verrà detto qui c'è questo che non va, qui c'è questo che va bene. Lei fa un'analisi del personaggio, ma soprattutto della persona, visto che Gertrude Stein è stata amica di Picasso negli anni in cui lei ha vissuto a Parigi. Ho deciso di recuperare anche questo libro di Gertrude Stein, spero si veda qualcosa, perché ha la copertina lucida. E lei qui parla appunto di Parigi, della città che l'ha accolta, perché lei è un'americana. Perché lei appunto è un'americana che si è trasferita a Parigi sempre all'inizio del Novecento, come tantissimi altri americani. C'era Hemingway, c'era Fitzgerald, c'erano tantissimi scrittori, pittori, tantissime persone della scena mondiale artistica si erano riuniti a Parigi in quel periodo. E Gertrude Stein ha avuto la fortuna di conoscere tanti di questi e diventare amica di tanti di questi. Lei in questo libro parla di Picasso non solamente come pittore, ma anche come persona, come personaggio, come tutto ciò che gli stava attorno influiva sulla sua arte. È un libro molto molto interessante, è piccolissimo, si legge molto velocemente e se siete amanti dell'arte e volete magari saperne di più su Picasso in un modo in cui non se ne parla mai, ve lo consiglio. Ora passiamo a tre libri di uno stesso scrittore, cioè Arthur Schnitzler. Il primo libro di cui vi parlo è Doppio Sogno. In questo piccolo racconto si parla di una coppia borghese viennese molto giovane che dopo aver messo a dormire i figli decidono di farsi delle confidenze seduti in salotto. Però a nessuno dei due coniugi piace le confidenze che l'uno fa all'altra, perciò rimangono piuttosto sia delusi che amareggiati, ma anche molto rancorosi. Il marito della coppia è un medico e durante la notte viene chiamato, appunto, durante la sera viene chiamato fuori per un suo cliente perché è molto malato e molto grave. Perciò lui esce sempre molto rancoroso nei confronti della moglie. Non vi dico la confidenza perché la confidenza è proprio lo spunto su cui poi si basa tutto quanto il racconto e su tutto quello che poi succederà. Quindi sarebbe un grosso spoiler. Comunque, lui esce per curare questo suo cliente, ma quando arriva è già morto, perciò lui constata il decesso e poi torna a casa. Il fatto è che tornando a casa, lui, ancora rancoroso nei confronti della moglie, decide di fare certe scelte e si ripercuoteranno nella sua vita quotidiana nei successivi giorni. La moglie, d'altro canto, quella stessa sera va a letto arrabbiata e, sempre dettata dal rancore che lei ha, fa un sogno molto molto particolare, quasi premonitore di quello che sarebbe successo quella notte al marito e quello di cui lui sarebbe stato testimone. È un bel libro. Schnitzler ha come tematiche principali la psiche umana e analizzare i problemi della mente umana, i pensieri, che cosa succede alla mente umana in certi casi. E in questo libro il protagonista, appunto, il marito di questa coppia, spesso si interroga se quello che lui ha vissuto quella sera era dovuto a era un sogno oppure è realmente accaduto, perché non riesce a trovare delle prove concrete di quello che è successo. È un buon libro, molto molto particolare. Io l'ho scoperto per caso, e l'ho letto infatti in un'edizione non Adelphi, perché quella che avevo a casa era una vecchia edizione di Repubblica, quelle che uscivano settimanalmente un bel po' di anni fa. I miei genitori le avevano comprate tutte quante e io un giorno l'ho scoperto lì in mezzo. Ma non l'ho scoperto così, l'ho scoperto alla radio ascoltando una trasmissione su Radio 3 che si chiama Ad Alta Voce.
e ogni non so quanto leggono un libro diverso. E una insomma, un giorno in quinta superiore ho ascoltato questo estratto di questo libro e mi ha affascinato a tal punto che avevo deciso di recuperarlo. Poi, appunto, trovandolo in casa, l'ho letto. Ma come l'ho letto è la parte più bella. Sono andata in giro per casa con il libro aperto davanti, così mia madre doveva togliermelo dalle mani perché io riuscissi a ritornare nel mondo reale. È un libro che mi ha coinvolta tantissimo, ha una scrittura scorrevolissima, perciò uno vuole sempre sapere, vuole sempre andare avanti e ha un modo di raccontare e di far vedere le cose attraverso gli occhi dei protagonisti dei suoi libri. Fenomenale, secondo me è un libro che va letto, ma non solo questo di suo, ne ho altri due da consigliarvi. Un altro libro suo che vi consiglio è Gioco all'alba. Racconta la storia di questo giovane ufficiale che prima disprezza il gioco d'azzardo, ma poi, quasi costretto da un suo amico che si è indebitato troppo, ci si butta a capofitto, diventando per lui un'ossessione e quasi una ragione di vita. Tutto il libro è incentrato, appunto, dopo la partita del gioco d'azzardo iniziale, alla sua ricerca di denaro per poter sanare questo debito. Però si vede la fatica che questo giovane ufficiale fa, il doversi inginocchiare praticamente a chiedere l'elemosina a uno zio che non gliela può più dare l'elemosina perché il suo patrimonio non è più nelle sue mani. E questo terrore che si insinua nella mente del protagonista quasi si insinua nella nostra mente di lettori. Non so come ci sia riuscito Schnitzler a creare queste situazioni, però vi giuro, è qualcosa che vi tormenterà e non vi lascerà mai la sua scrittura. E anzi, io ho fatto fatica a leggere qualcos'altro di così bello come Schnitzler e sulle tematiche appunto di Schnitzler dopo aver letto lui. Io non ho mai più trovato nessuno che tratti certe tematiche come le tratta lui, il panico, il terrore, il delirio, pensare di essere pazzi. Cioè, io non ho mai più trovato nessuno che tratti delle tematiche nello stesso modo in cui le tratta Schnitzler, anche perché non sono degli studi, non è uno studio psicologico dove c'è un caso da studio e tutto quanto, no, è proprio un racconto, un libro, quindi una lettura che tu fai e che ti rimane nella testa. Io questi libri non credo che me li dimenticherò mai. L'ultimo libro suo, infatti, che vi voglio consigliare si chiama Fuga nelle tenebre e qui veramente si assiste pian pianino l'insinuazione nella mente di una persona della follia e il crescendo di questa follia. Questa persona ha un tarlo nella mente ed è un protagonista e parla in prima persona a noi lettori, quindi noi siamo lui quando leggiamo. È qualcosa di assurdo, cioè io ho provato quelle stesse sensazioni che provava lui. Quando leggevo che lui aveva le paranoie, anch'io provavo le sue stesse paranoie nel momento in cui leggevo. Questo protagonista è paranoico, ha paura di qualsiasi cosa, non si fida di nessuno appunto perché è paranoico e crede che tutto il mondo vada contro di lui, ma lui non accetta il fatto di stare impazzendo, non vuole accettare di impazzire. Il finale del libro vi lascerà sconcertati. Io sono rimasta tipo, no, ma com'è finito? No, ma com'è finito così veramente? Pazzesco. Schnitzler per me avrà sempre e solo 5 stelline su 5, 10 su 10, il massimo dei voti, super approvato e super consigliato. Le tematiche principali, appunto, come vi ho già detto, sono la follia, il delirio, la paura, il terrore, l'ansia, tutte queste sensazioni umane che di solito noi cerchiamo di non mostrare troppo e lui le sviscera attraverso i suoi personaggi in modo magistrale, secondo me. Io ve lo consiglio, poi ditemi voi. Il prossimo libro di cui vi parlo invece non credo abbia bisogno di presentazioni ed è Il giorno della civetta di Sciascia. Allora, la storia in realtà è un giallo, quindi un omicidio che va risolto, ma un omicidio di mafia, quindi si ha a che fare con una storia di mafia, l'omertà delle persone, il non voler essere coinvolto, la paura appunto del coinvolgimento per poi ritorsioni o chissà quant'altro. È un libro molto molto attuale che vi consiglio di leggere perché sembra che sia stato scritto in questo periodo, non sembra sia stato scritto negli anni 60. Infatti di Sciascia mi vergogno un pochino di aver letto solo questo
E ho recentemente recuperato, non so se lo vedete dietro di me, un libro di Sciascia, ancora un altro libro di Sciascia da leggere, perché mi aveva molto affascinato quando lo lessi, soprattutto appunto, come vi ho già detto, perché è attualissimo, sembra di leggere una storia di cronaca nera degli ultimi anni e non sto scherzando, fa molta paura per questo. Il prossimo libro di cui vi parlo lo conoscete tutti. Questo sì, ovvio, ed è Lo Hobbit di Tolkien. È una delle cose più belle che io abbia mai letto per il genere fantasy. È una storia per ragazzi, quindi non è molto complicata. Edita da Adelphi, quindi perciò io ve la consiglio al prezzo di quando l'ho comprato io, 11 euro. Questo libro è del 2012, quando è uscito appunto il film. E vabbè, oh, la copertina c'è questa, non so per quale motivo non la cambino, è oscena, però sono molto molto legata a questo libro perché mi è piaciuto veramente tantissimo. E come ho già detto, non credo che abbia bisogno di presentazioni la storia, presumo la conosciate un pochino tutti, ma se non l'avete ancora letto, ma avete letto Il Signore degli Anelli, io per esempio ho fatto il contrario, ho letto questo, non ho ancora letto Il Signore degli Anelli, secondo me è una lettura che va affrontata perché fa parte appunto del classico fantasy, insomma, anche perché Tolkien ha veramente una scrittura magistrale. Il prossimo libro di cui vi parlo si chiama La variante di Lunenburg di Paolo Mauritzing. Allora, Paolo Mauritzing è uno scrittore friulano, quindi per me è obbligo quasi consigliarvelo. Mi è stato consigliato a mia volta dalla mia professoressa di italiano delle superiori. Parla di una partita a scacchi che dura da anni. Inizia con un omicidio e noi a ritroso scopriamo attraverso tutte le mosse che sono state fatte durante questa partita a scacchi, risaliamo a ritroso, mossa dopo mossa, a chi sono i partecipanti alla partita e perché uno dei due poi alla fine muore, all'inizio muore in realtà. È un libro molto molto bello, parla moltissimo di scacchi, infatti dopo aver letto quel libro mi sarebbe molto piaciuto ricominciare a giocare a scacchi. Infatti io so solo le mosse base dei pezzi, non so fare altro. Da piccolina mio papà mi faceva un pochino imparare le mosse degli scacchi ed è un gioco che mi affascina tantissimo, però non ho mai avuto il tempo e la voglia di mettermici. Però dopo aver letto quel libro, quel gioco ha assunto un aspetto un po' mistico, un po' strano e mi affascina tuttora. È un libro molto breve, si legge molto velocemente e ve lo consiglio tanto. L'ultimo libro, perché poi passiamo a un gruppone enorme di libri, è Le ceneri di Angela di Frank McCourt. Ho scoperto da pochissimo che era un romanzo biografico, io non so per quale motivo non lo sapessi, boh, oppure me ne ero dimenticata. Comunque è un romanzo biografico di questo scrittore che racconta la sua infanzia e, diciamo, gioventù in Irlanda, in un'Irlanda poverissima dove ci sono un sacco di problemi, l'alcolismo, il non c'è lavoro, quindi devo andarmene dall'Irlanda per trovare un lavoro, quindi lui, per esempio, il padre se ne va dall'Irlanda per trovare un lavoro in Inghilterra, ma essendo un alcolizzato i soldi non arrivano mai. Le difficoltà della madre di tirare avanti, di crescere lui e i suoi fratelli. È un bel romanzo, è un romanzo familiare, quindi sì, insomma, rientra in quella categoria di romanzi molto densi, con molti personaggi e molto molto, molto molto da raccontare, però è un bel libro, a me è piaciuto, lo lessi anche questo alle superiori, sempre su suggerimento della mia docente di italiano. Anche quello ce l'ho, però non qui, ce l'ho su a casa mia, insomma, in qualche scatolone, probabilmente, visto che mia madre ha la fissa del no, è pieno di polvere, no, è pieno di polvere, sei allergica alla polvere. E quindi sì, insomma, tutti i miei libri delle superiori sono finiti nelle scatole. Ma comunque è un bel libro, diciamo che non si legge molto facilmente, a tratti è molto pesante, anzi mi ricordo di averlo lasciato da parte per un po' di giorni, perché non riuscivo ad affrontare la lettura di quello che stavo leggendo perché ogni tanto ti mette davanti delle immagini un po' crude e un po' cruente. Però, se vi piacciono i romanzi familiari, ve lo consiglio perché comunque, si scopre un mondo e un'Irlanda di cui non so, io non sapevo tantissimo, devo ammettere. Quindi sì, anche questo è un consiglio che vi do. L'ultima categoria di libri, invece, la chiamo categoria perché è un insieme di libri. Allora, come sapete, io sono una grandissima amante di libri gialli, infatti Agatha Christie è una delle mie scrittrici preferite, Poirot è uno dei miei investigatori preferiti, però, d'altro canto, non esistono solo gli investigatori, ma esistono anche i poliziotti e qui entra in gioco Simenon.
Io di Simenon ho letto solo, esclusivamente i gialli di Maigret. Io ho scoperto Maigret quando ero una giovane ragazzina, seduta sul divano con un padre che ha portato a casa un pacco di DVD su Maigret. Infatti io ho scoperto Maigret grazie alla serie TV di Gino con Gino Cervi, fatta sempre dalla Rai tantissimi anni fa in bianco e nero. È una serie TV fatta benissimo. Gino Cervi era un attore eccezionale. L'ho scoperta grazie a questa serie TV, insomma. E poi ho scoperto che nella biblioteca dei miei genitori, in soffitta, c'erano moltissimi gialli di Maigret e ho cominciato a leggerne qualcuno. Poi alle scuole superiori, andando a scuola e avendo 20-25 minuti di treno ogni mattina e ogni pomeriggio, e soprattutto visto che di pomeriggio dovevo aspettare un bel po' prima di prendere il treno per tornare a casa, passavo per le librerie e visto che per andare in stazione c'erano delle librerie, io mi fermavo e ho cominciato a comprarmi i gialli di Maigret editi dalla Adelphi. Ne ho letti veramente tantissimi, uno dei miei preferiti è Il Crocevia delle Tre Vedove, che se non ne avete mai sentito parlare, strano che non ne abbiate mai sentito parlare. Chi è che parla dei gialli di Simenon? Nessuno! A quanto pare parlano tutti dei suoi altri romanzi, che ok, saranno bellissimi, però i gialli sono fenomenali. Il Crocevia delle Tre Vedove è uno dei miei preferiti tra quelli che ho letto, uno dei libri che mi manca da leggere e che mi vergogno ancora di non aver letto dei gialli di Maigret è L'affare Picpus, visto che è stato una delle puntate di questa serie TV che ho visto, che poi mi ha avvicinato a Maigret e quindi, insomma, un po' mi vergogno, però. Ta-da! Questo arriva dalla libreria dei miei, infatti è edito dall'Unità. Chissà di quanto tempo fa, dietro c'è la pubblicità della Banca di Roma. Vediamo di che anno è. Giugno 1993, questo libro è più vecchio di me, quindi evviva! Infatti ho trovato questo libro qui e sono molto contenta di averlo trovato, così non ci devo spendere dei soldi. Però i gialli di Maigret io ve li consiglio tantissimo, visto che intanto Maigret non è il classico investigatore privato, ma è proprio della polizia parigina. Ed è un personaggio molto controverso perché è una persona a tratti molto molto cinica, a tratti molto divertente, un po' cupo, però molto affezionato alla moglie e veramente molto particolare come personaggio. Simenon ha creato una persona caratterizzata benissimo. Perciò sì, vi consiglio tutti i possibili gialli di Maigret. Ma appunto, come ho già detto, il mio preferito è Il Crocevia delle Tre Vedove e ve lo lascio linkato qui sotto nell'info box con il link ad Amazon. I libri sono finiti. Spero che il video vi sia piaciuto, spero di avervi interessato con qualche titolo, di aver stuzzicato la vostra curiosità. Se vi ha interessato qualche titolo oppure ne avete letto qualcuno di questi che ho citato, scrivetemelo in un commento qui sotto, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao ciao!